Monte Magria è un posto particolare dal punto di vista storico perché presenta i ruderi di un villaggio. Un villaggio che non è databile al momento, bisognerebbe un attimino fare delle indagini un pochino più approfondite. Comunque sicuramente è precedente all'abbazia, perché pare che sia stato dismesso in epoca proprio quando gli abati chiamano tutti gli abitanti dei villaggi a costruire il paese giù, quello che è ora Abbadia San Salvatore, il centro storico. Qui nella zona di villaggi di questo genere ce ne sono diversi. Nessuno è mai stato poi approfonditamente studiato, perché vuoi per un motivo che sono in un terreno privato, vuoi perché se ne è persa la memoria, vuoi per altri motivi, sono stati un po' abbandonati così. Probabilmente qui c'era la lavorazione dei fabbri, un toponimo che poi si sposta leggermente più a valle, però era lungo questi fossi qui, quindi potrebbe essere anche questo. Non sono state fatte indagini serie, nel senso che non abbiamo riscontri archeologici di reperti o che, però è abbastanza probabile. La presenza di lavorazione del ferro comunque ad Abbadia è certificata dalle lavorazioni che erano presenti a Castello della Pertica, dove fino al 1002 veniva apportato il minerale dall'Elba e utilizzato per produrre gli strumenti. Si sta cercando di aumentare la sensibilità di tutti su questa cosa, anche perché un progetto che fra l'altro uno l'ho già elaborato da diverso tempo, potrebbe dare anche del lavoro a dei ragazzi, che è la cosa principale, perché potrebbe essere fonte di richiamo e quindi un'economia nuova per il nostro territorio. Ritirare fuori dalle vecchie radici nuova linfa, che è la cosa più semplice. Come italiani siamo sempre stati quelli che abbiamo insegnato a tutti a fare l'artigianato di un certo livello, che nessuno può copiarci, questa era l'idea, ritrovare e ritornare un attimino alle nostre basi. Il fabbro, questo è un vantaggio enorme, è come diciamo prima, l'artigiano che fa tutto a tutti, quindi dal fabbro rinasce e rinascono tutte le botteghe. Ci vuole un pochino più di attenzione e forse un pochino crederci un attimino di più da parte di tutti in una realtà che potrebbe dare con poco sforzo un grande ritorno, questo sì.